La ricostruzione della scuola De Amicis si fa sempre più lontana a Piazza San Bernardino e quello che era un edificio storico che però nelle intenzioni del comune dell'Aquila non tornerà a scuola rimane imbrigliato in un fascio di tubi innocenti con la ricostruzione sempre più lontana. Da un lato c'è la Basilica di San Bernardino, dall'altro questo simbolo della non ricostruzione. Il destino della De Amicis è segnato da lunghe procedure per l'affidamento dei lavori, così come le norme pubbliche, in particolare il codice degli appalti, ma anche da una guerra che prosegue ormai da anni a suon di carte bollate nei tribunali. La storia è cominciata nel 2012. L'ultima puntata è quella che vede il provveditorato interregionale alle opere pubbliche, la stazione appaltante di un'opera da 15 milioni di euro, sospendere qualche giorno fa ormai l'esecuzione dei lavori avviati la settimana scorsa soltanto. Il 28 maggio il TAR aveva accolto il ricorso della ditta MGM, infatti, contro il Ministero delle Infrastrutture e nei confronti della nuova ditta affidataria, il consorzio stabile 6SRL, la cui aggiudicazione è stata adesso sospesa. Il provveditorato è pronto a rispondere con un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per un nuovo round. Intanto però questo bene pubblico danneggiato dal sisma di 10 anni fa resta in un limbo. Ricorderete anche nel giorno dell'inaugurazione dei primi 2 mattoni di cemento voluta a ottobre dal Comune, in cui si registrò una prima contesa. La ditta infatti MGM fece trovare un lucchetto al cantiere. C'erano anche i carabinieri accanto al comune e al provveditorato che dovevano inaugurare l'avvio della ricostruzione, appunto. La vicenda è molto lunga perché a luglio il Consiglio di Stato aveva definitivamente accolto l'appello proposto dal provveditorato, dichiarando inammissibile il ricorso e motivi aggiunti dell'MGM Costruzioni. L'appalto per la ricostruzione della De Amicis era stato vinto, come si ricorderà, nel 2013 da un'altra ditta, dichiarata decaduta per non avere confermato il possesso dei requisiti per la ricostruzione. Nonostante ciò, fece ricorso perdendolo. Subentrò così questa ditta di Latina, la MGM, che però, dopo aver sottoscritto il contratto e redatto il progetto esecutivo, parzialmente perse i requisiti SOA di legge per l'esecuzione dell'opera. Così inizia il lungo contenzioso davanti al TAR, che ha accolto i motivi dell'MGM e il successivo ricorso del provveditorato al Consiglio di Stato, che ha visto prevalere le sue ragioni. A quel punto il provveditorato, attraverso lo scorrimento della graduatoria, ha stipulato il contratto con il Consorzio 6, società edilizia integrata Scarla di Roma. Oggi l'ennesima puntata, che rischia di far diventare la ricostruzione di questo edificio davvero lunghissima.